usava nessuno gli occhiali da bici, e io avevo sempre gli occhi rossi con l'aria. E allora avevo chiesto a uno che faceva gli occhiali di farmi degli occhiali da ciclista, e l'aveva fatti, però poi non l'ha sviluppati, che poi sono stati gli altri a fare veramente il business. Questo qua si chiamava Polinelli, era uno che faceva gli occhiali di Varese, e lui non aveva capito che era il momento di sviluppare gli occhiali, perché i ciclisti erano sempre di più. E ha perso un treno, diciamo, che gliel'avevo preparato lì su una cosa d'argento, e dopo ha cominciato la Rudy Proce, e dopo sono arrivati tutti gli altri con gli occhiali. Ma anche quando abbiamo fatto il record, non so, abbiamo messo i copriscarpe, dopo il casco, in realtà l'avevamo fatto il casco, ma io ho visto che era troppo pesante, troppo ingombrante, e non l'ho usato, perché a parte che un'ora si sudava con quel casco lì, avresti avuto un sacco di problemi, ma invece io ho corso con un casco finto, praticamente con una cuffia che lo copriva, che era la roba più aerodinamica che c'era, quella lì, perché era meno ingombrante, insomma. Adesso è obbligatorio mettere il casco integrale, perciò uno deve mettere un casco omologato quando fa le gare, non è che può fare come quando correvo io, che si poteva fare un po' come si vuole. Noi abbiamo sempre corso senza casco, Quando correvo io su strada abbiamo sempre corso senza, tutte le foto che c'è in giro, del Giro, del Parigi-Roubaix, tutto, sono tutte senza casco. Perché i copriscarpe li mettevamo per ripararsi dal freddo, io l'ho messi perché erano più aerodinamici, insomma, che erano elastici, andavano dietro alla scarpa, tutto quanto, perché avevamo fatto le prove alla Galleria del Vento per la prima volta e avevamo capito che andare a 50 all'ora l'aria cominciava a essere una roba che influiva, insomma, se vai 30 all'ora conta niente, ma i 50 conta molto. Quando vai in bici, che stai delle ore in bici, pensi anche a quello che puoi cambiare, a tutto, non so, alzi la sella, abbassi la sella, fai i pedali, per dire. Io mi ricordo che c'era uno che io in realtà avrei voluto provarli, ma non li ho mai provati. Quando correvo i dilettanti c'era uno di Roma che aveva inventato i pedali quelli a sgancio, ma parlo del 72-71. E però nessuno li usava, e lui, questo corridore, diceva: guarda che questi vanno benissimo, e lui infatti arrivava bene, perché era uno che non era, insomma, però è arrivato, per dire, secondo campionato italiano che avevo vinto io, questo Rossi, e lui aveva i pedalini a sgancio, e che le scarpe erano diverse a quei tempi, ci voleva, adesso dopo hanno sviluppato anche le scarpe che hanno tutta una suola diversa, perché le scarpe che usavamo noi in confronto a quelle di oggi, come le pantofole. Quando eravamo piccoli ci facevamo, non è che facevamo gli attacchi, facevamo i sicole dove delle botti, e poi ci facevamo degli attacchi con le camere d'aria delle biciclette, con un pezzo di ferro per tenerci dentro fermi, che era i sci, si chiamavano gli sci, che non era il sci, no. Dopo finalmente ho avuto un paio di sci, di quelli che avevano quel gancio davanti, non so se te lo ricordi, con quel cordino, era una roba, però a quei tempi erano il migliore che c'era, insomma. Dopo okay. È cambiato il mondo, insomma. Vabbè, andare anche in campagna, bene o male, devi arrangiarti per anche se quando eravamo piccoli noi non avevamo tanti mezzi, no? Perché si andava in campagna, si arava le vigne con quei buoi e con i cavalli, insomma, andavo che col trattore, ma era come adesso, insomma.